Bentornati su Game Yeah. Siamo sempre qui, Gian e Gabbo. Gabbo che fa dub, ma voi non potete vederlo. E siamo sempre qua su Scott Pilgrim vs. The World. E l'intenzione del dub, comunque, non è tanto il vederlo. La gente lo vederlo... percepisce. Sì, esatto. Lo percepi. Cioè, se faccio così. La gente ci fa le foto. Non mi piace quando la gente mi fa le foto. Sì, usami come arma. Sono il tuo bastone. Sì. Ganja gira come una troia. Ciao. Ah, è un chip wagon. È per comprare il cibo. Ma guarda, io non ho. Non so neanche quanti soldi ho io. Non lo so. Ah, il regista. Che tra l'altro quello lì è. Eh? È Edgar Wright quello. Allora, prendi sti cazzo di pupazzoni. Dio. Picchia Ziggy. Ziggy il drago. Se non ricordo Ziggy il drago. Ziggy il drago. Minchia, non te lo ricordi? Era quella era quel coso blu inquietante che c'era su Italia 1 che cercavano di rinnovare Bim Bum Bam. C'era sto dinosauro brutto in culo. Ma sai che non me lo ricordo assolutamente? Doppiato da Simone D'Andrea. Occhio che adesso sia. Ah no. No, adesso ci sono, vedi, i tizi del motion capture che cercano di correrci addosso. E fanno un male porco. Ma dove? Se ti prendono, sì. Ah, ok. No, io mi stavo colpendo da solo con un. Una nuova mossa mezz'aria. Aia. Ah, bello, il pestone. Adesso lancio i sassi. Tipo Black Block. Polizia infame. Per te solo le lame. Ah, Lucas Lee. Giusto. No, ma picchiala. Vabbè, è facile. Non ho bisogno di te. Madonna, sti fotografi. Dai, su, alzati. Fare il duro, fai il duro con me. Dai, su. Money, voglio essere ricco. E invece devo vivere nell'ombra dei tuoi successi commerciali. Che cazzo stai dicendo? Allora che sei ricco tu, no? In questo gioco. Eh sì. Una chiave. No, non allora, è una chiave. Devo prendere la chiave. Ok. Ho capito. Salta. Ok. Bravo, e devi infilare lì dentro, lancio la triangolo. Anche io quando entro in casa lancio la chiave così, sai? Sì. Perché mi sono di nuovo tirato una sassata in testa, scusa? Senti, andiamo avanti. Avast ha detto qualcosa, vabbè. Ciao Avast, ma tua madre non si arrabbia perché lanci. Bravo, ottimo tempismo. Detto, prendo la rincorsa così evito il sasso, toh. Beh, però l'ho saltato, Ma visto? Due su due? No, ne ho presi due su quattro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui sopra si passa? Sì. Prendi la tua chiave, perché io sono un pippero. Ma perché la prendi tu? Shh. Non lo so. Occhio che adesso si arrabbiano. Ah no, sono dei ciccioni. Ah, ok, è finito. Grazie. Che combo! La combo degli imbecilli, ma non importa perché abbiamo aperto anche questa porta. Ah, sono entrato prima io. Muori. Lui, sì. E tra l'altro lui è... Chris Evans. Lucas Lee. Ed è credo sia il suo ruolo, il ruolo in cui mi è piaciuto di più. Allora, dobbiamo picchiare tutti, rompere quella. Vai! Ecco, giustamente, allo spiedo. Ah, ma così posso fare tipo Super Mario. Ah, si è arrabbiato. Bravo, hai aperto lo screen. No, hai fatto la menata, Gabbo. Hai trovato il tesoro, ma adesso ci sono le cose. Menaie. Scappa! I soldi! Neoiosa. Che bel termine. Ma poi se non sbaglio, tipo facendo. Aspetta. Su, giù, sinistra. No. Cosa stai cercando di fare? Il codice Konami? Sì, c'è. Fa qualcosa. Non mi ricordo, non me lo ricordo. È giù, su, su. O su, giù, sinistra. Su, giù, sinistra, destra, AB. Su, su, giù. Siamo delle capre, non ci ricordiamo neanche il codice Konami. No, infatti c'è uno schifo. Occhio, che arriva. Ah! Siamo degli eroi. Mi è rimbalzato un sacco di roba addosso. Ma perché? Ma perché? Dio.
niente, non c'è. Io sono morto. Arrivo. Ah no. No, sei ancora vivo. Ah, deve essere stato una di quelle cose che mi ero portato via, sai. Forse. Quello che ho preso nel negozio di Wallace. Dio. Allora. Giustamente, quando le cose si fanno serie. Ma davvero non te lo ricordi, Ziggy? No, penso per fortuna, a giudicare da come ne stiamo parlando. Era inquietantissimo, Dio. Sembrava un prezzemolo sotto acidi. Era brutto in culo, sì. Come dicono i saggi. Sì. Picchiali. Oh. Ti avevo detto che facevo male. Ok. Che cosa? Ti hai preso un sacco di manate. Edgar, dove vai, Edgar? Via. Retugo! La tua casa fa degli strani scricchioli. Sì, ah, via. Ci passano i... Ah, picchia la macchina, picchia la macchina. Tipo Street Fighter. Oh! Non ci facciamo mancare niente oggi. Ah, è finita così la macchina? Sì. E dov'è il bonus? Niente. Siamo già... No, non siamo già al boss, dai. Sicuro. Eh sì, guardalo là. Oh, Lucas lì. Ciao, Lucas, come stai? Cercalo su internet. Rete. Hey, how's life? Seems nice. In inglese penso di non averlo mai visto. No, in inglese è ancora più bello Scott Pilgrim. Purtroppo in italiano l'adattamento non è stato fatto al massimo. Ah, è già morto. Adesso dovrebbe mettersi in skate. Si è tirato un sasso. Sì, ma sono anche crepato. L'ho ucciso con un sasso di rimbalzo. Dove? Tipo monete. Tipo 360. Ah, è vero. Oh, purtroppo non potevano. C'è anche l'item. Vado a prendere. Indovina che cos'è l'item? Sarà lo skateboard. Cos'altro poteva essere? Giangino. Io volevo vedere cosa c'è. Non lo ricordavo, va bene. No, è che poi lo usa dopo. Ah, vieni dietro. Ce la farò. Ce la faremo prima o poi a farcela. Che quando lo tira fuori fa uno skate nuovo. Oh, cool coins. No, in inglese è ancora più carino. Cioè, purtroppo in italiano non è stato adattato al meglio questo episodio. Beh, anche per impossibilità. No, si sarebbero potute trovare delle maniere, delle soluzioni. E di loro due rimanono sempre alla fine. E c'è Kim che è incazzata come una bestia, e Steve Stisk che fa tipo this is fine. Mi piace. Beh, Kim quando è che non è incazzata? Mai. Solamente nel stesso volume del fumetto. Quando... con Ramona? No, quello è tipo il quarto se non sbaglio. No, il sesto alla fine. Quando... Scott si scusa? Sì. Ma il prossimo episodio di Game Year? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Sì, lei che se ne fa dal padre a vivere. Ah, sì. E lui la va a trovare per chiedergli scusa e perché deve combattere contro il Nega Scott. Ah, certo. E va lì e gli dice scusa per come si è comportato e lei sorride.